dalla Costituzione, passare 70 anni di democrazia, e adesso nell'era neoliberista post-costituzionale te la ripresentano. Ora il punto qual è? La linea del Piave è il 47, cioè come diceva prima lui, mi faceva notare, guarda che hanno cambiato anche il 48 perché hanno tolto il termine senatori eccetera. In realtà la riforma riguarda la parte seconda, la modifica del 48 era necessaria perché avendo modificato la parte seconda, quindi la linea del Piave è il 47, ma in realtà loro hanno modificato anche prima, perché con l'introduzione del vincolo del pareggio di bilancio hanno annientato 1 e 4. Li hanno praticamente come se ci fosse una bella torta di cioccolato e con una siringa tu togli tutto il cioccolato, praticamente ti mangi le uova con la farina. Loro hanno tolto il principio del lavoro, che non è un diritto, sì, un diritto, noi avvocati lo consideriamo un diritto, però il lavoro è, come diceva Marco prima, il fondamento della Repubblica. Se leggete i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, cioè, no, il lavoro è fondamentale perché rendeva liberi dal bisogno, no? Oggi, essendo un periodo post-costituzionale, quindi essendo noi entrati in un sistema sovranazionale, dove le regole sono adottate e imposte da un sistema oligarchico che risponde ai mercati e non al lavoro, è chiaro che Bruxelles ha bisogno che a Roma, a Parigi, a Berlino, a Londra addirittura, ha bisogno di un governo che dica sì, subito, no, subito. Di solito dicono sì, perché poi al governo dei paesi ci vanno quelli che ci mettono loro. Per cui la democrazia costituzionale è diventato un elemento irritante per il potere sovranazionale. Quindi questa riforma non è, come diceva lui prima, una riforma, è una controriforma che fa tornare il paese indietro ante 1946. Questa, non 48, 46, perché hanno iniziato a scrivere nel 46, per cui questo sta accadendo, cioè, che poi per carità in tutte le cose, no? Anche questa riforma magari qualcosa di positivo ce l'ha, ma non è questo il punto. Il punto fondamentale è che hanno creato un sistema che obbedisca ad un altro sistema, che è quello sovranazionale, che risponde al capitale internazionale e non al lavoro. Perché poi, e concludo, l'euro, come diceva prima Marco, che cos'è? L'euro è un accordo di cambi fissi, non potendo intervenire sulla moneta, intervengono sul lavoro. E come si interviene sul lavoro? Qui abbassando i salari, ovviamente, e abbassando la qualità occupazionale. Il Jobs Act che cos'è? Avendo eliminato la tutela del reintegro del lavoratore, facendo, che poi sono anche bastardi, perché l'hanno fatto rimanere quando il fatto contestato al lavoratore insussistente, cioè io rubo al mio datore di lavoro un pacchetto di sigarette, devo io dimostrare, quindi invertendo l'onere della prova, che non ho rubato il pacchetto, perché hanno tolto anche il criterio di sproporzionalità, cioè se ti rubo una sigaretta posso comunque non essere reintegrato, anzi non ho diritto di essere integrato, perché hanno tolto il criterio di proporzionalità. Ma questo non perché questi sono dei cani, no, perché avendo adottato una moneta a cambi fissi ed essendo la BCE non prestatrice di ultima istanza, è ovvio che per poter tornare ad essere competitivi devi svalutare il lavoro, quindi abbassare i salari e ridurre le garanzie contrattuali. Dici, questo che c'entra con la riforma costituzionale? No, perché tu legittimi, cioè pensate che lo hanno potuto fare sì con il Porcellum, ma con un sistema di bicameralismo perfetto, figuratevi con questo tipo di riforma qui, cosa potranno fare un domani? Pensate alla libertà di stampa, pensate alle libertà sociali che noi abbiamo. Cioè, questo è il fondamento, questa deforma è il fondamento della dittatura mascherata da finta democrazia. E vi saluto con una frase che ho messo nel libro di Giacomo Leopardi, che ci aveva visto bene, nei pensieri. V'è qualche secolo che, per tacere del resto, nelle arti e nelle discipline, in questo caso diritto costituzionale, presume di rifar tutto perché nulla sa fare. Questa è la verità. Ora, per chi di voi fosse interessato, faccio una comunicazione di servizio, ad acquistare i libri miei e di Marco. Marco ha scritto Il tramonto della democrazia, analisi giuridica della genesi di una dittatura europea. Io ho scritto Figli destituenti, i gravi aspetti di criticità della riforma costituzionale e il tradimento alla Costituzione. Può avvicinarsi al banchetto, siamo qui a vostra disposizione. Io ringrazio e colgo l'occasione anche a nome di Marco per aver fatto conoscenza personalmente con Felice Besostri, che stasera mi ha dato altri due punti che io non avevo valutato, ma mi ha aperto gli occhi
peggiorando le mie opinioni, chiaramente. quindi insomma, se, ciascuno di voi deve fare qualcosa, perché non è che noi possiamo girare l'Italia a raccontare. Ciascuno di voi deve andare a casa a raccontare ai propri figli, ai propri nipoti, ai propri parenti, ai propri amici quello che noi vi abbiamo detto, in modo tale preparandoci ad ottobre, perché la campagna elettorale che farà il Partito Democratico insieme a Renzi sarà martellante. Insieme ai mercati, perché allora, se Fitch interviene e dice che questa riforma è buona, allora è una fregatura, perché se l'avesse detto, se l'avessero detto, non so, un comitato, no, lo dice l'agenzia di rating, il che vuol dire che è funzionale ai mercati, perché ecco, non facciamo come è stato con le trivelle, insomma, non c'è stata informazione, nessuno è andato a votare, ecco, questo qui ne va di mezzo la libertà di un popolo, perché per scrivere la nostra Costituzione dovete partire dal sangue versato da Roma quando cade sotto le spade dei barbari fino al 25 aprile 1945, addirittura anche dopo. La nostra Costituzione è il frutto di 2000 anni di lotte, perché per scrivere la sovranità appartiene al popolo, cioè, ma sapete quante persone sono morte? Cioè Mazzini scappava da Roma sotto il cannoneggiamento francese per far approvare quel capolavoro che la Repubblica Romana